Il Covid ha mostrato con uno stress test particolarissimo che il Servizio Sanitario Nazionale ha subito una serie di difficoltà oggi che sono legate alle politiche dei tagli, del blocco del turnover. E in realtà la pandemia è stata gestita ed è stata trattata proprio grazie ai professionisti che sulle loro spalle si sono fatti carico di tutti i problemi, come dire, non facendo nessun passo indietro, sia sul territorio e sia in ospedale. La narrazione che i medici non abbiano fatto fino in fondo il loro dovere è una narrazione, come dire, inaccettabile, perché milioni e milioni di cittadini sono stati trattati proprio dai professionisti. Oggi, come dire, noi guardiamo a un sistema che superi le disuguaglianze, e le disuguaglianze sono state tante in questo periodo, perché naturalmente le regioni dove i tagli erano stati maggiori e dove il blocco del turnover è stato incisivo hanno come dire, pagato un prezzo più alto rispetto ad altre. E allora il nuovo modello, la ripartenza non può che ripartire da questa constatazione, che chi ha sbagliato finora faccia un passo indietro e dia la parola soprattutto ai professionisti e ai cittadini per rifare un ragionamento sul nuovo modello della sanità. Io non credo che si possa oggi porre un problema di natura contrattuale quando non abbiamo sul territorio gli infermieri, non abbiamo le ostetriche, non abbiamo gli psicologi, non abbiamo i terapisti della riabilitazione, e non è possibile risolvere questo problema soltanto immaginando delle case che hanno delle mura, certo, disponibili a farle, ma senza gli operatori all'interno. Io credo che vada oggi rafforzato il ruolo del team sul territorio, lasciando perdere le problematiche relative ai contratti e soprattutto dando le informazioni adeguate ai cittadini, in maniera particolare quante risorse ci sono sul territorio.